Ciao? No, quello è il mio compito. Ciao! Oggi sono tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo in un mondo normalissimo, ma nel quale il nostro obiettivo sarà quello di raccogliere più item possibile, cercando di arrivare a 1 milione, ma non so se sarà possibile. Siamo contro Lokoloskif, che sta illustrando come funziona, ovvero spaccando un blocco, questo blocco ci verrà contato e aggiunto nel nostro shop personale. E a proposito di shop personale, prendi pure il tuo loot e seguimi nel nostro shop, perché qui abbiamo un sacco di cose da comprare, da qui haste, una calamita per attrarre a te tutti gli oggetti, abbiamo un looting che farà droppare ancora più oggetti e poi abbiamo anche dei 3x3 o 5x5 da scavare. Avremo 18 minuti per arrivare ad avere più punti possibili del nostro avversario, cosa molto importante, Loco, devi seguire l'ordine progressivo, quindi non puoi skippare nessun upgrade. E va bene. Detto questo, quando vuoi tu premi il pulsante e parte il tutto. Andiamo! È già partito il tutto. Il primo ho visto già che costa la bellezza di 100 item. Ora però... Ma io una domanda. Dimmi pure. Cioè, io posso anche craftare gli item? Eh no, perché non li puoi raccogliere da terra. Ah. Vedi? Ti vengono tolti in automatico, è tutto fatto apposta. Non so se in realtà la terra sia la cosa più conveniente in questo momento. Penso di sì, perché è il blocco più debole. Anche se tipo i fiorellini potrebbero essere interessanti, però ce ne sono molti di meno. Però anche i semini vengono contati. Quindi c'è un pollo! Però il pollo è buono, perché ti dà sia la carne che le piume e sono doppio loot. Però col looting ti darà tipo uno stack di pollo e uno stack di piume, quindi diventa è potentissimo ancora quello. Più op. Quanto te ne ha dato il pollo, per la precisione? Non lo so, non li ho visti, li ho persi. Mi sembra tipo 3. Fare scritto in chat, non è che è complicato. Sì, ma ce ne sono altri 100 insieme, non l'ho notato, ok? Va bene, io sono ufficialmente a 101. Anch'io. Perché ovviamente per comprare devi essere a 101 Lokoloskif. Vado qui e mi compro subito l'haste. Eh sì, perché vabbè, sei a 0, hai ragione, va bene lo stesso. Il cacao! Ok, già inizia a essere tutto molto più intrigante e già... È bellissima sta cosa! Però la pietra ancora... no, la pietra ancora non è interessante. La pietra ancora non mi garba, ma ciò che mi garba è la dirt. Quanto costava la calamaica? 500 mi sembra, no? 500, così tanto? O 200, 500, non mi ricordo. Ma io so già, sei già a 200, tu vai a vedere. No, ma non vado a vedere, scusa, non perdo tempo. Hai ragione. No, guarda, io arrivo a 5, vai te, mi raccomando. Dimmi che costa... purtroppo non riesco a permettermela ancora. Non, è molto lontana la soglia. O è 500 o è 300, non lo so. Sì, purtroppo la soglia di attivazione è molto molto ampia e lontana. Era 200. Quindi, allora, andiamo qui e attiviamo la calamita. Come funziona? In questo modo aumentiamo il raggio e in questo modo la azioniamo. E guardate quanti blocchi mi sono arrivati nell'inventario. Questa era tutta la terra che era rimasta attorno in questa zona. Con questi averi che abbiamo, secondo me, ci viene già... Ho fatto un danno. Va fatto, bene, Nico? Nulla di importante. Haste 20. Ti sei tippato con la calamità attiva. Assolutamente non è successa una cosa. Ti ho fatto tornare. Ma dai, ma era appena arrivato. Mi dispiace. Ancora non è interessante la stone. Ancora questa haste non mi piace. No. È più forte perché ora la terra e la grass sono shottate allo stesso modo. Comunque è incredibile che prima del video ha fatto la stessa cosa identica con la calamita e mi ha detto: mi raccomando, quando andiamo nello shop disattivala. Allora, mi sono dimenticato. Allora, provo a allontanarmi un po' da te, dai, così mi farmo le mie cose. E ora abbiamo il looting, che rende le cose interessanti. Il problema è che il looting costava 1000 o 750, perché non mi ricordo mai i prezzi. 1000 mi sa, penso. Allora, 1000, io ci sto arrivando. Tu non capisco perché fai a sbalzi, è come se la tua calamità... Forse no, è perché io ogni tanto mi inceppo. Cioè, io vado veloce, ma ogni tanto mi inceppo in acqua, alberi, cose così. E sono stupido. Mamma mia, però dai, distacco di 200 blocchi, così tanti. Teletrasporto con la calamita attiva, però non diciamolo a nessuno. E andiamo qui dove c'è questa spada con looting 255. E questa teoricamentazione, se io trovassi un mob e lo uccidessi, dovrebbe essere lì. Adesso vediamo quanto è OP. Allora, sono a 11 e uccidendo una mucca vado alla bellezza di... È abbastanza OP, è abbastanza tanto OP. Vieni qua! Il problema è che i mob sono limitati, quindi a meno che non trovi uno spawner. Oppure vai in miniera, perché anche la miniera potrebbe essere interessante. Ho 2000 item. Già 2000! Ho 2500, quanto è forte questa spada, scusami. Tanto, direi. I polli sono il game changer, ti danno piume, petti. È vero, perché i polli danno tantissime cose. E basta, però in realtà anche le mucche danno tutte queste cose. Scusa, qua. Tu come fai se 3000, io 2700? Ma boh, i polli.
I polli sono... Non ci sono polli! Estremetti tutti! Sì, questo può essere. E con questi 5.000 mi compro sicuramente l'Aced 100. Non riesco a prendermi queste altre cose. Non tantissimo. Non te lo puoi permettere ancora, però. E in teoria con questi Aced 100... Ok. La stone ora è interessante. Ora la stone è molto, molto interessante. Da 1 a 100 quanto è interessante? Allora, ora come ora... 2. Però secondo me unito al 3x3 o al 5x5 diventa molto interessante. Però non ci sono più esseri che... Allora vado anche io al coso a comprare. Hai ucciso tutti i mob? Per caso? No, no, non li ho uccisi i mob, perché? Perché è rimasta solo una mucca e... Vabbè, ma quello non c'entra. Cosa hai trovato? Questo quanto mi dà? Questi ce ne sono un sacchissimo. Chi è soggetto? Pensa ai laghi. Che cosa presentano i laghi? I pesci! Un pesce! Oddio, i pesci non so se funzioni looting sui pesci. Però io dicevo gli squid. Basta, me ne vado, Nico. Cosa? Gli squid non ti piacciono? La caverna è carina. Però è un'arma a doppio taglio. Perché se non la trovi, perdi un sacco di tempo. Sono in mezzo alla lava! Ho trovato l'unica pozza di lava! Però dai, sono stato gentile. Guarda che non hai perso Ace. Dovresti averla ancora. Visto? Allora, l'ultima mucca, grandissima, lei è la mia bro, e me ne vado a comprare qualcosina. E mi vado a mettere lo scava 3x3. Eccolo non bello. So se... Dove lo metti, Nico? A mettere qua. Sì, l'ho messo qua, e secondo me potrebbe essere molto interessante. Ok, non è interessante quanto i mob, ma è comunque interessante. Forse era meglio sul piccone, ti dirò la verità. Non ci credo! Cosa è successo? Pure di zombie! Questo è un problema. Non puoi star lì a farmarli tutta la vita, Facciamo che il buon senso ti dice... Un pochettino ne farmo, ma non troppi. Vabbè, mo vediamo. Allora, io invece mi devo accanire sui polli, perché qui ho trovato lo spawners. E verrà controllato dal mio grandissimo amico editor, che tu non abbia citato per trovarlo. Mi raccomando, controlla. E qui abbiamo un maialino e uccidiamo il maialino. E qui abbiamo Upollo e uccidiamo Upollo. Comunque sai che fa schifo, cioè ne spawna uno ogni 20 minuti. Questo un po', ti dirò la verità, godo. Non era voluto, cioè lo spawn è vanilla, però godo. Abbiamo ufficialmente 8 minuti rimasti, quindi siamo più di metà della gara. E io ancora non ho comprato tutti i potenziamenti. E neanche io. Tu sei ancora più indietro perché devi comprarti il primo excavation, quello 3x3. Lo so. E qui stanno continuando a spawnare maiali, che spawnano forse più dei tuoi carissimi amici zombie. Sai che è vero, sì, è proprio così. Stanno uscendo i zombie. Va bene, un bel non c'è nulla in questa caverna. Bene, non c'è di niente. Ma quanti zombie ci sono qua? Oh, Shamandria! Prima ti lamentavi che non c'erano. Comunque in realtà lo spawner non ti ha fatto guadagnare così tanto, sai. Lo so, fa schifo. No, beh, fa schifo, no. Oddio, forse sì, perché di zombie, i zombie non danno molte cose. Però io stando sopra uccidendo mucche, pecore, gatti. No, i gatti no, non li ho uccisi. No, tutto il resto. No, no, i gatti non droppano nulla. Mostro! Se avessero droppato qualcosa, li avrei uccisi. Ma essendo che... È un mostro! Tua zia... cosa? No, tua zia no, niente, che c'è un Iron Golem che mi ha picchiato. Dai, non mi uccidere, bro. Non muori. Ciao, mini zombie! Sono 5.000. Mi sta chiamando qualcuno. Non posso rispondere in questo momento. Devo avere 1.000 item. Pronto? Non lo so. Mi sta chiamando. Allora, sì, non posso fare un pillar. Come l'ammazzo l'Iron Golem? Non lo fai. Ah, tua sorella. No, niente. Non si può uccidere l'Iron Golem. Non si può uccidere. Sto solo perdendo tempo. 5.000. Siamo tornati. Siamo tornati a 5.000. Ma mi serve il 10.000 per avere quella dannata pala 5x5. Che poi in realtà ci faccio il piccone. Perché la pala non è ciò che più mi garba. 10.000, dai, ci siamo. Abbia così. Ho 5 minuti di puro farming. Bene, perché non devo comprare più niente. Dove la metti? Sulla pala o sul piccone? No, no, stavolta al piccone. Così se trovo la ghiaia, la sciocchiamo con la pala. Se trovo tutto il resto, qua c'è un'altra miniera. Potrei andare a vedere se c'è qualcosina. Intanto che scavo qualche blocchettino. Che poi ti insegno un easter egg. Però non dirlo a nessuno. Se tu trovi le cose nel tuo inventario, anche quelli sono punti. Però stai attento perché tipo la hai droppato tutto il cibo. Non ho droppato un flint and steel. Il cibo ce l'ho ancora tutto. Però se dovesse servire il cibo lo dropperò. Perché comunque sono 64 punti molto molto gratis. Vabbè, ma tipo guarda me ne manca. Oh, ma stai a riprendere? Sai cosa serve speed qua? Serve speed. Perché speed? Vai così tanto veloce? No, serve speed. Sì, no, nel senso vai così veloce che... Oddio! Qua sotto però c'è roba interessante. Lo zombino e lo scheletrino.
Tutte queste cose qua sono belle. Benissimo, questo l'abbiamo fatto. Scheletrini, mi date tante frecce, tante skeletrons. Benissimo, anche tu grandissimo. 10.000, si va a fare shopping. No, però... è che sto arrivando. Non ho disattivato la calamita, vabbè. 5x5 sul piccone e ho ufficialmente comprato tutto il comprabile. Vabbè, questo non doveva succedere. Però... ora è interessante. Ora non ho attivato la calamita. Ora è interessante perché andiamo avanti a suon di 100. L'hai già comprato anche tu, vero? Sì. Oddio, però è strano perché ogni tanto quando trovi il granito si blocca. No, cos'è che lo blocca? Mi sto bloccando io. Ho trovato il... ci sono. Non mi muovo più. Metto l'autoclicker e vado avanti. Così. No, quello è un blocco di quel. Mamma mia, guarda, guarda che forma di blocchi. Tu per superarmi devi andare a fare qualcos'altro, perché qui stiamo andando alla stessa velocità. Devi trovare tipo dei maiali, dei polli, delle pecore. Sicuro? No, in realtà no. Perché mi stai... no, non mi stai riprendendo. Non so se uscire fuori e provare a ripulire la pianura fuori. Potrebbe essere interessante, perché qui danno un sacco di cose con looting. Dico, ti avviso che non si capirà niente al mio video. Ho capito cosa stai facendo, ma devo farlo anche io perché sennò mi supera. Guarda, è incredibile. L'ho già superato! Devo tornare sopra. Torna sopra. Torna non qua. Non capisce niente, aiuto. Ma perché dobbiamo ridurci in questo modo? Ma io non lo so. Ma guarda quanti punti c'hai. Ma che stai a fare? Il cerchio così. 18 minuti farming puro adesso. Ah, perché vado a fuoco? Cosa ho preso? No, dai che schiatto. Sto correndo dritto e basta. C'è la lava, ho visto la lava. No, sono schiattato di nuovo. Qualche mob? Qualche animale? Qualche no, mucca? C'è la redstone che mi blocca. Che peccato. Cosa stai facendo? Il viso... niente, oh, guarda quanto è sopra. Nico, ma come stai andando avanti? Ho trovato i diamanti. E beh, quelli non valgono nulla. Cosa sta facendo di arcano questo bro? Guarda, Nico, sto girando, sono arrivato a bedrock. Quello è un problema quando arrivi a bedrock. A me è successo, mi devo sono risalire ucciso. Ah, io mi sono ucciso. Però non puoi piazzare i blocchi, è difficile risalire, eh. Dai che si riguadagni un po' di tempo. Dai che si riguadagni un po' di punti. Un po' di tutto. Ok, più 64. Secondo me sto lasciando indietro anche degli oggetti, ve lo dico. Ma sì, va bene. Non so che fare. Non so che fare, sono in panico. Devo tipo prendere dei mob. Ma mob è la tua visuale, cosa. Si vede, si capisce qualcosa? Circa, è molto, molto frenetica. Devo tornare sopra e cercare un mob. No, non devo andare qua. Un minuto di pura follia. Mob, maiali, pecore, zucche. No, le zucche con no. Con i mob non mi recuperi 1000 punti. Ma non c'è mezzo mob. Niente. È andata, eh. È andata. Facciamo anche così, non lo so, ottimizziamo il tutto. Vabbè, dai. Ti dico che ho appena buttato anche la mia ascia e il mio cibo per guadagnare un po' di punti. Perdi tempo facendolo, ti rendi conto? Sì, lo so, ma che cosa devo fare? 30 secondi, o a meno che non trovi... La! Sono un trapano! Stai esagerando, stai davvero esagerando. Tu, dammi 1 milione di cose! Non sono 1 milione, queste... Non solo ti ho recuperato, ti ho anche demolito! Io vorrei dire che secondo me c'è stato qualcosa di non lecito. Vorrei fare un'analisi accurata della sua visuale. E vi dico che la sfida è finita tra 3, 2, 1. Che distacco di 5.000 punti! Ci sta, non c'è nulla da dire. Purtroppo è andata così, questi item ci seguiranno in eterno. Perché vabbè, la vita è così, quella è esplosa da un creeper. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. E è stato bello. Però mi sembra giusto concludere. Perché sei in creativa? Ah, non sei in creativa. Vabbè, ma stavi pure laggando. Dai, vabbè. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.